Vengono ora riconsegnate al Presidente della Repubblica le bandiere nazionali. Da parte dell'alfiere della squadra olimpica, signora Arianna Fontana. Da parte dell'alfiere della squadra paralimpica, signor Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla sua guida, signor Fabrizio Gasal. Il Presidente della Repubblica, coadiuvato dai Presidenti dei Comitati Olimpico e Paralimpico, procede ora alla consegna di una medaglia d'argento agli atleti vincitori di medaglie. Medaglia di bronzo, Dominique Windisch, vincitore in due differenti discipline, sprint biathlon e staffetta mista biathlon. Lucas Hofer, staffetta mista biathlon. Lisa Vittozzi, staffetta mista biathlon. Dorothea Wierer, staffetta mista biathlon. Federica Brignone, slalom gigante, sci alpino. Nicola Tumolero, 10.000 metri pattinaggio di velocità. Medaglia d'argento. Federico Pellegrino, sprint a tecnica classica, sci di fondo. Cecilia Maffei, 3.000 metri, staffetta short track. Lucia Peretti, 3.000 metri, staffetta short track. Martina Valcepina, 3.000 metri, staffetta short track. Manuel Pozzerle, snowboard cross. Medaglia d'oro. Arianna Fontana, 500 metri short track, vincitrice anche di medaglia d'argento per 3.000 metri staffetta short track e di medaglia di bronzo per 1.000 metri short track. Sofia Goggia, discesa libera, sci alpino. Michela Moioli, snowboard cross. Giacomo Bertagnolli, accompagnato da Fabrizio Gasal, atleta guida, vincitore in due differenti discipline, slalom gigante speciale, vincitore anche di medaglia d'argento per Super G e di medaglia di bronzo per discesa libera.
Bentornati al Quirinale. Un saluto cordialissimo a tutti, atlete, atleti, tecnici, dirigenti. Un saluto e ringraziamento al Ministro Lotti, al Presidente Malagò, al Presidente Pancalli. Un saluto e ringraziamento al Generale Vecciarelli, al Generale Nistri, al Generale Toschi, al Capo Dipartimento Consolo. I corpi che loro guidano hanno ricevuto prestigio da queste medaglie, hanno regalato prestigio all'Italia. Complimenti. Avete vissuto un'esperienza di straordinaria intensità, entusiasmante per tutti voi, che non è stata soltanto un evento sportivo. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un momento di raccolta della convivenza umana, un momento di pace, un'occasione di pace, e lo si è visto in quei giorni. Complimenti davvero, siete stati seguiti dall'Italia con molta intensità, molta partecipazione. Il fuso orario non consentiva di seguirvi sempre in diretta, almeno per alcuni lo hanno fatto, e lo hanno fatto con molta intensità. Ma anch'io sono riuscito a vedere qualche gara in diretta quando gli orari erano compatibili. Ho visto i 500 metri di Arena Fontana, gara emozionante. Quando poi vi è stata la premiazione, ho pensato ancora una volta a quanto in quei pochi istanti di una gara così veloce e così breve si esprima di preparazione impegnativa, faticosa, di grande allenamento. È quello che alle volte sfugge a chi guarda le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Quanto vi è dietro, l'abbiamo già detto quando siamo incontrati qualche mese addietro, quanto vi è dietro di sacrifici, di impegno, di preparazione, di attenzione alla concentrazione che vi è negli atleti. Ho visto in registrata la sua discesa libera. Io ho avuto la possibilità di parlare al telefono dopo le vittorie con Elena Fontana, con Sofia Goggia, che mi ha detto sì, verrò al Quirinale, ma prima un altro impegno, i mondiali. Ho capito che aveva una ferma determinazione di vincere, come è avvenuto. Complimenti. Complimenti anche a lei. Michela Moioli ha doppiato anche lei ai mondiali la vittoria. Vedere la sua gara è stata registrata, non in diretta. Questo è stato anche lì emozionante, perché il ritmi, l'intensità fanno pensare a quanto occorra di controllo dei movimenti, a quanto di attenzione alle tecniche di lancio. È una di salto, uno straordinario spettacolo. Elena Fontana ha avuto un crescendo in queste Olimpiadi, raccogliendo in queste coreane tutta la gamma dei colori, l'oro, l'argento e il bronzo. Complimenti. Sono importanti anche le altre medaglie, naturalmente, vi sono alcuni argenti. Ho visto in diretta anche la gara ai 3.000. Devo dire che, per chi non è addetto e addetto allo sport, capire cosa succede non è semplicissimo. Forse non sempre neanche per voi è semplicissimo capire cosa sta avvenendo, per la verità, ma è affascinante. Ecco, mi accorgo di avere ricordato tutte imprese femminili. È un bel dato, non me ne vogliono gli atleti, gli uomini, è un bel dato che incoraggia le ragazze del nostro paese a impegnarsi ancora di più. Peraltro vi sono medaglie anche tra gli uomini, particolarmente nel secondo momento dei giochi, in quello paralimpico. Vedere Giacomo Bertagnolli e la sua guida,
È stato una, è registrata anche quello, ma è stato uno spettacolo straordinario, perché, vedete, abbiamo fatto il tifo per voi tutti quanti. Rappresentate un modello di comportamento, una sorta di paradigma della vita, perché la vostra prestazione si basa sulla fiducia reciproca, sulla piena fiducia reciproca. E questo è un esempio, è un richiamo per tutti, al di là dello sport, al di là della disciplina che avete, in cui avete prevalso con così tante medaglie. Complimenti davvero. Complimenti a quanti siete qua, a quanti non sono venuti ma hanno partecipato ai giochi, olimpici e paralimpici. Chiedete, le medaglie sono una grande soddisfazione, sono importanti, rappresentano, come ha detto poc'anzi il Presidente Malagora, sono un termometro del livello del nostro sport. Ma lo spettacolo più bello è stato quello offerto da tutte le atlete e tutti gli atleti, olimpici e paralimpici, che hanno partecipato ai giochi, dal loro impegno, dalla loro concentrazione, dalla passione che hanno riversato nei giochi. È stato questo valore il più importante, ed è un valore di squadra. D'altronde il CONI, il Comitato Paralimpico, esistono per questo, per assicurare un clima di squadra all'intero sport italiano, ed è un patrimonio per il nostro paese, non soltanto per quel che prima ricordavo, le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un momento che raccoglie tutta l'umanità insieme su valori che uniscono, ma anche perché sono un richiamo a un bel impegno per tutti i nostri giovani. Mi auguro che tante ragazze e tanti ragazzi si impegnino sempre più sul vostro esempio nelle attività sportive, olimpiche e paralimpiche, che questo rende via via sempre migliore il tessuto del nostro paese. Grazie. Grazie ad Anna Fontana per avermi riportato la bandiera che le avevo consegnato 3 mesi fa. E grazie a Giacomo Bertagnoli per avermi dato la bandiera che avevo consegnato a Florian Park, Falkenberg Park, quindi l'altro 3 mesi fa, mi sembra il 18 di dicembre. Ed è le bandiere con le vostre firme sono un magnifico ricordo per il Quirinale, ma sono il segno che avete onorato le bandiere, avete tenuto alto il prestigio del nostro paese, l'avete rappresentato con grande prestigio. Di questo vi ringrazio a nome di tutti i nostri concittadini. Grazie, bentornati e complimenti. Dobbiamo entrare in politica. Aspettiamo la sua decisione.